coronavirus sono 343 i positivi in Calabria nelle ultime 24 ore, 10 le vittime. 'Ndrangheta ha sequestrati bene per 200 milioni di euro a tre fratelli perché indiziati a vario titolo nell'inchiesta denominata Coccodrillo di interposizione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio. A Melfi, una donna di 48 anni, residente a Trebisacce, è stata trovata in possesso di 155 grammi di hashish. La 48enne è stata arrestata dai carabinieri. Possibile una soluzione che possa portare all'affidamento delle acque, lo dice l'assessore regionale Fausto Orsomarso in relazione alla vicenda delle terme lugiane.